Ben ritrovati gentili telespettatori di Prima Free per questa nuova edizione del telegiornale di Padova e Rovigo. E in prima pagina parliamo di sicurezza, un tema che in questo periodo in qualche maniera ci sta interessando, sicurezza dei cittadini, legittima difesa. Bene, ricordate l'episodio del tabaccaio di Correzzola che sparò e uccise il ladro moldavo. Bene, è stato assolto in appello. Vediamo il servizio. La Corte ritiene scusabile, oltre all'errore di valutazione, anche l'errore di esecuzione. E questo è il passaggio centrale delle motivazioni depositate con cui lo scorso 13 marzo è stato assolto in appello il tabaccaio padovano Franco Birolo dall'accusa di omicidio colposo per aver ucciso il ladro moldavo Igor Ursu sulla soglia del proprio negozio. In sintesi, dicono i giudici, temendo che il bandito volesse colpirlo, l'esercente premette il grilletto. Ha sperato in questa sentenza di assoluzione? Sì, non è che abbia sperato, perché sono sempre stato lì col punto di domanda. Non mi aspettavo. Tranquillo in coscienza, questo è dato. Non, però attendevo, fortunatamente. Ecco, sono state valutate bene tutte le prove. Alla fine si è arrivati a... Ecco, quando il procuratore ha chiesto lui stesso l'assoluzione, insomma... Ma già anche il PM... Infatti ha temuto di rivivere un po' quella situazione. Esatto, per questo che non mi sono espresso in anticipo, quindi stavo lì aspettando. Ma tranquillo, perché so cosa ho fatto e quindi so come sono andate le cose. E, diciamo, ero tranquillo da quel punto di vista lì. Mi sono tanto dispiaciuto per la famiglia e per quello che ho recato ai miei e alla mia famiglia che stanno soffrendo tuttora. Ecco, questa decisione un po' comunque la riabilita e la... Ti solleva, però non è finita la cosa, perché comunque ti resta sempre questo personaggio, diciamo, che è venuto a mancare, anche per una cosa non voluta sicuramente da... Il sottoscritto, che fa parte di, che ne so, possiamo chiamare un incidente sul lavoro, è andata così, diciamo, ma potevo esserci io benissimo al posto del defunto, appunto. Quindi... Una sentenza che arriva dopo i fatti di Lodi, cosa si sente di dire? No, ma adesso mi coglie troppo alla sprovvista, devo meditare un po'. Anche perché sono giorni che sentivo questa sentenza, quindi mi si è chiuso un po' lo stomaco da alcuni giorni in più. Sono in piedi da questa mattina alle 5 e mezza, mangiare l'isba, come si suol dire, quindi sono un po' giù e adesso non mi sento di dirvi altro. Sono una cosa, il procuratore a un certo punto ha detto non abbiamo a che fare con un giustiziere, ma con una persona che però si porterà per tutta la vita questo peso. È ecco. Quello che avevo ribadito io anche nell'udienza di primo grado, però non è stato considerato abbastanza, diciamo, la cosa. Qui l'ha ribadito come è stato veramente, quindi poi i fatti lo dimostrano, che io se avessi voluto uccidere o fare il giustiziere ne avrei stesi 3 o 4 sicuramente, invece non era quello il mio intento. Io ho guardato a salvare la pelle prima. Le buche polesane, uno dei problemi più sentiti tra gli abitanti del centro e provincia, sono di nuovo bersaglio di satira. Questa volta ci pensano le pagine di Facebook, l'almanacco di satira polesana e tutta la mia città, che hanno indotto un concorso a premi dal titolo Sii buono, adotta una buca. Il concorso, spiegano, ha lo scopo di valorizzare a mezzo interpretazioni artistiche il nostro patrimonio e i nostri valori
più evidenti, appunto le buche. I concorrenti potranno pertanto adottare una buca adottandola, valorizzandola e interpretandola secondo i propri gusti e inclinazioni artistiche. Le buche, si specifica, dovranno comunque avere rigorosamente origine nel territorio del comune di Rovigo e per chi vincerà il concorso il premio sarà una buca del diametro di circa un metro e profondità di almeno 8 cm sulla strada prospiciente la propria abitazione e fatta inaugurare da un'importante personalità appartenente al territorio comunale. Andiamo adesso a Trebaseleghe, che grave incidente tra un'auto e una moto lunedì sera alle ore 18.45 in via Castellana a Trebaseleghe. Un 27enne a bordo di una Renault Clio si è scontrato con una moto Honda guidata da un 40enne residente nella provincia di Venezia. Il centauro è caduto a terra ferendosi gravemente, trasportato in elisoccorso all'ospedale di Treviso, ora si trova in prognosi riservata. Secondo una prima ricostruzione, entrambi i veicoli erano diretti verso Piombino Dese. Ad un certo punto l'automobilista ha rallentato la sua corsa per svoltare verso casa. La sosta provvisoria ha generato una coda. Il motociclista ha sorpassato le auto incolonnate andando poi a impattare contro l'auto in manovra di svolta. Sul luogo dell'incidente è intervenuto il personale sanitario del SUEM 118 che ha chiesto l'intervento del soccorso di Treviso. Per i rilievi e tutti gli attestamenti del caso sono giunti anche gli agenti della polizia locale del Campo San Pierese. Adesso andiamo con il prossimo servizio a Solesino. Torna a casa in bici una pensionata è travolta ed uccisa da una Smart. Vediamo il servizio che riguarda ancora un incidente mortale. Sangue sulla statale adriatica, una donna ha perso la vita ieri sera a Solesino in un pauroso incidente stradale. Gina Rizzo, 78 anni del luogo, è stata investita e uccisa da un'auto a pochi metri dalla sua abitazione, nella quale stava tornando con la bicicletta. La dinamica e le cause sono in fase di accertamento, come pure eventuali responsabilità da parte delle persone coinvolte nell'incidente. Tutto è accaduto verso le 22.30, quando la donna, che tutti conoscevano come Ginetta, è stata colpita da una Smart all'altezza dell'intersezione della statale con Via Broglio, in un'area dove ci sono molte abitazioni e negozi. Gina lascia il marito e due figli adulti. La famiglia è molto conosciuta in paese. La statale adriatica è stata spesso, purtroppo, teatro, nel tratto che attraversa il territorio comunale di Solesino, di incidenti stradali. E dopo la domenica di votazioni e politica vediamo quelli che sono i nuovi sindaci nell'area di Rovigo. E allora partiamo da Badia Polesine, Giovanni Rossi, sindaco con la lista civica Rossi Giovanni Sindaco, che ha ottenuto 2.791 voti, pari al 55,82% delle preferenze. Gianni Stroppa con la lista civica Adesso Badia ha ottenuto 1.751 voti, pari al 35,02% delle preferenze. Giuseppe Tasso è sindaco invece a Fratta Polesine con la lista civica Fratta 2.0, ottenendo 752 voti, pari al 50,77% delle preferenze. Tiziana Michela Virgili con la lista civica Insieme per Fratta ha invece ottenuto 680 voti, pari al 45,91% delle preferenze. Andiamo adesso a Porto Viro. Maura Veronese è il sindaco con la lista civica Porto Viro che vogliamo e ha ottenuto 3.179 voti, pari al 42,31% delle preferenze. Thomas Giaccon con la lista civica Cancelletto Porto Viro sei tu ha ottenuto 1.747 voti, pari al 23,25% delle preferenze. Geremia Giuseppe Gennari con la lista civica Porto Viro ha ottenuto 1.277 voti, pari al 16,99% delle preferenze. Ed Alessia Tessarini con la lista civica Porto Viro Pulita ha ottenuto 1.164 voti, pari al 15,49% delle preferenze. E rimaniamo sempre a Rovigo, parliamo dell'assalto a Rovigo Banca, sono finiti in manette 11 nomadi, vediamo il servizio. Sradicavano i bancomat agganciandoli al carro attrezzi e poi strappandoli via. E questa la contestazione che viene mossa a 11 nomadi, 6 finiti in carcere, 5 domiciliari, a conclusione di un'indagine coordinata dalla Procura di Modena.
Gli arrestati risiedono tra Modena, Rovigo, Verona, Rimini, Padova e Mantova. Sei al momento i colpi contestati, tra i quali quello avvenuto a Masi Torrello nel luglio dello scorso anno, che aveva destato sconcerto alla filiale di Rovigo Banca. Altri colpi simili sono avvenuti anche in Polesine, ma al momento non vengono contestati ai nomadi. I componenti del gruppo, secondo questa ricostruzione, si avvalevano di connazionali che ben conoscevano il territorio e quindi erano in grado di segnalare bersagli migliori. Il colpo di Masi ai danni di Rovigo Banca fruttò circa 14.000 euro. Di fatto non si capisce neppure il perché e non è chiaro neanche il padre di quello che sta succedendo all'interno dell'ispettorato del lavoro di Rovigo. Per legge da gennaio 2017 l'ispettorato di Rovigo si è fuso con quello di Ferrara e anche se non sembrava fin da subito una grande idea fondere le sedi di due regioni distinte, il problema poteva anche essere superato in ottica di spending review. Un solo direttore per due sedi, meno costi, ma null'altro sarebbe dovuto cambiare. Ogni ufficio avrebbe avuto autonomia nelle funzioni, ma non è quello che sta accadendo a Rovigo, dove all'ispettorato giorno dopo giorno vengono sottratte funzioni. A denunciarlo sono i sindacati insieme ai lavoratori e con il sostegno dei parlamentari locali Diego Crivellari, Emanuela Munerato e Bartolomeo Amide. E adesso andiamo a vedere quelle che sono le previsioni del tempo con il meteo. Previsioni per mercoledì 14 giugno 2017. Prosegue il dominio di Giuda, l'alta pressione che da qualche giorno ormai porta sole e caldo sul nostro paese e sarà così anche in questa giornata, tuttavia con un veloce peggioramento sui settori alpini. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord al mattino isolati rovesci e temporali sul Triveneto, specie sui rilievi, ma in locale sconfinamento anche alle medio-alte pianure. Soleggiato al nord-ovest. Nel pomeriggio occasionali temporali su Alpi e Prealpi, ma migliora entro sera notte. Spostiamoci al centro, qui avremo una bellissima giornata soleggiata ovunque, cielo del tutto sereno e limpido. Al sud situazione immutata, splendida giornata con tanto sole e cielo sereno sulle regioni peninsulari e anche sulla Sicilia. I venti saranno in prevalenza deboli da direzioni variabili su tutti i bacini. Temperature sempre calde, minime comprese tra i 15 e i 21 gradi su tutte le nostre regioni. Durante il giorno prevediamo punte di 35 gradi sia al nord che al centro e pure al sud. Per ora è tutto, ma cliccate mi piace sulla pagina Facebook di ilmeteo.it per rimanere sempre aggiornati. Arrivederci. Termina qui, gentili telespettatori, l'informazione per quanto riguarda Padova e Rovigo. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguo di serata con i programmi della nostra rete.